Siamo con Adina Persano, presidente nazionale delle guide. Allora, in questa bellissima Piazza Grande, che insomma, nonostante il Covid, rimane davvero Sempre una bella. splendida piazza dietro di noi, un po' di gente rispetto a qualche settimana fa, insomma, quando noi l'abbiamo immortalata completamente vuota, era veramente un tuffo al cuore. Ecco, voi siete fermi però completamente, perché ovviamente il settore del turismo, almeno fino adesso, non è assolutamente ripartito. Se lo farà, ci sarà comunque questo grande sbarramento di non potersi muovere tra regione e regione. Sì, confermo. Le guide turistiche, credo, e temo di non sbagliare, sarà una delle ultime professioni a riprendere il lavoro proprio per la specificità della nostra professione. Devo dire che arrivando in questa piazza, nella quale c'ero stata, credo, primi di febbraio e poi non più, ho avuto una sensazione bella e brutta nello stesso tempo, perché fa tristezza vedere così la città vuota e nel periodo in cui ci sarebbe stata l'alta stagione. E quindi c'è questa sorta così di psicologia che ci porta a dire che probabilmente noi avremo bisogno anche di un periodo particolare anche per ricominciare a fare il nostro lavoro, perché il nostro lavoro, come anche il vostro, è fatto soprattutto di rapporti interpersonali, si trasmette quello che si ha dentro e se non si è pacati, se non si è ricchi dentro, credo che non si possa svolgere questo lavoro. E dopo tanti mesi di fermo, di stop e di sofferenza, perché ovviamente tutto quello che noi abbiamo visto, televisione, giornali, ha lasciato qualcosa anche nel nostro animo e nella nostra mente, credo che insomma sarà un po', non sarà facile ricominciare, soprattutto quando hai dei bellissimi ricordi come in questa piazza o passando davanti per esempio alla cattedrale, ecco, quelle porte chiuse, beh, insomma, mi hanno lasciato veramente una tristezza e soprattutto mi hanno lasciato pensare quando e come noi si potrà cominciare a lavorare e ripartire, con quale spirito, con quale animo noi poi ci confronteremo e ci proporremo a quei pochi, perché il turismo nazionale io credo che ripartirà, ma ripartirà soprattutto nelle città d'arte con molto molto ritardo. Io credo che la gente abbia ora più voglia di stare all'aperto, quindi forse parchi, colline, laghi, montagne, le città d'arte secondo me saranno le ultime a ripartire, non a caso anche il sindaco di Firenze questo lo ha detto più e più volte. E quindi per noi sarà un grande problema e anche una grande sofferenza. Probabilmente ripartiremo forse a marzo, perché noi ripartiremo, secondo me, più quando ci sarà la possibilità di muoversi tra regione a regione, ovviamente anche seguendo quelli che sono i livelli epidemiologici, ma soprattutto quando ripartirà il turismo, internazionale. Per internazionale mi riferisco quindi al turismo non solo europeo, ma anche al turismo che in Toscana soprattutto era turismo Stati Uniti, Canada, Giappone, un po' meno Cina e Russia.